Sì. Beh, Come la vedi? non la riesco a vedere direttamente. Quello che lei mi mostra è una cinta di mura di mattoni molto, molto alta. So che lei è al di là di queste mura. So che lei vorrebbe scavalcarle, ma non ci riesce. Ti dà l'autorizzazione? Sì. Come si chiamano le mura? Anello di vita. Possono animarsi le mura e trasformarsi nelle sue interferenze. Mi dice che è la vita che si è costruita. Le mura sono la vita che lei si è costruita, che sono in qualche modo la sua prigione, il suo ostacolo, ma allo stesso tempo la sua opportunità. Ok, vibrazione di Lavinia. Circa 7 miliardi. Percentuale di consapevolezza. 154%, PS. 49%. Vite. 1117, Cervello. 9,5. Ah, perfetto equilibrio tra PSP, è raro. Quasi mai succede. Questo è un risultato da fine sessione, non da inizio sessione. Bah, la vibrazione media va bene, insomma, 7 non è poco. Ok, nome del progetto di Lavinia. Giro in giro. Ok, io credo che questa PS sia abbastanza da interrogare a questo giro. Chiamala sul banco degli imputati. Cosa ci vuole raccontare? Cos'è giro in giro? Mi fa vedere effettivamente anche la cerchia di mura. Anche questa è un anello, quindi un cerchio, e mi fa vedere come di fatto è come se lei girasse intorno alle cose, continuasse a ripetere gli stessi schemi, le stesse modalità, ed è come se si fosse proprio costruita una sorta di diga. Mi fa vedere, sai, tipo la diga del Vajont, no? Quindi di quella forma lì. E non ne riesce ad uscire e continua a girare al bordo interno, nel perimetro del bordo interno, cercando una via d'uscita, cercando a volte di scavare una buca sotto, altre volte provando ad arrampicarsi su questa cinta muraria che però è scivolosa, proprio come se fossero le pareti di una diga che sono tutte quante umide. Il risultato è che rimane a girare intorno, lungo il perimetro della cinta muraria. Qual è una delle vite che vuole mostrarci la PS? Ma la prima mi fa vedere un'infermiera. In questa vita qui da infermiera, lei aveva già iniziato a comprendere una modalità differente per la cura dei pazienti. Mi fa vedere come accanto a quelle che erano le somministrazioni di medicinali tradizionali che gli venivano imposti, diciamo così, dai medici,
Lei diceva come delle frasi che erano diverse poi per ogni paziente. Aveva trovato un modo per portare parzialmente alla guarigione, innescando in ciascun paziente un processo di autoguarigione. E mi fa vedere che però non c'era riuscita con il proprio fratello. È una specie di ospedale militare, sai, di quelli improvvisati nei capannoni, ma non c'era riuscita a farlo con il fratello, con altri sì. Della vita, di quella vita. Va Sì, di quella vita. bene, chiamiamo nel cinema i componenti della vita di adesso, di Lavinia. L'attuale marito, i figli, Ike, La figlia. la figlia. La figlia è venuta con tutta la propria famiglia. Il marito si è proprio presentato con la canna da pesca. Facendomi un po' capire che la sua priorità è un'altra, che però va bene, dai, per un'oretta può stare qua. Qual è la sua priorità? La testa sotto la sabbia? Una vita tranquilla, senza troppi pensieri, senza troppe complicazioni. Se poi mia moglie mi dice di fare una cosa, io la faccio anche, eh? Ma non è che ho voglia io di approfondire, di entrare dentro alle cose come fa lei. Basta una vita più semplice. Questo è il suo mentale. Ok, noi però nel cinema invitiamo le PS. Quindi se questa PS è così indietro da muoversi ancorata a un mentale, a me non sta bene. Allora, o si viene perché si ritiene che questo invito è onorevole ed è una grande occasione, oppure se non si ha niente da fare, anche no. Fuori. Allora vado a pescare. Vado a Ci pescare. vediamo dopo, dice alla vigna. Saluti ai pesci, la bocca distrutta dall'amo per sport. Veramente singolare come sport. Ok, quindi si presenta la figlia con tutta la famiglia, poi. Allora, vedo un'amica che secondo me lei non è che ha conosciuto direttamente, con cui può aver avuto uno scambio magari via internet, con cui può esserci stato uno scambio di opinioni. Ma la dà come centro Italia, come collocazione. Non è tanto vicina a lei. È venuta un'amica, futura amica, ex amica, E in altra vita amica, un'altra persona. Ok. sì, più D'altronde. come non tanto come amica, ma come affinità mentale, ecco, non affettiva. Interessata Siamo qui per però Lavinia. Il alla sessione. cinema è sempre così, accessorio. Entità eteriche. Ma Si può. comunque c'è anche un uomo. Il marito abbiamo detto che è uscito. C'è Sì, un questo qua. uomo che è dall'altra parte del cinema, un po' sul fondo, ed è come se non volesse che la luce lo illuminasse. Rimane anche con il cappello un po' calato. Cioè, come se mi dicesse che lui è già da un po' che se ne sta in disparte, ma che potrebbe essere pronto. Al momento è questo che mi dice. Lavinia lo conosce? A me pare di sì. Forse ha qualche anno in più di lei. Pochi. Ma chi è? L'amico? Un'ipotetica fiamma? No, mi fa vedere che c'ha un bastone. Abbastanza ben vestito. Sì, è un'ipotetica fiamma.
C'ha una fiamma grezza. Lei la conosce. Lui dice non mi vuole dare retta, è come se non gli volesse dare corda lei. Ma come Argomento è questo. concetto. Come concetto? Spiegami meglio. Cioè, lei non lo conosce adesso, ma non sta pensando alla fiamma, infatti non era nei punti. Io ce la metto sempre. È come se lui stesse cercando di agganciarla e lei non ne vuole sapere. Etericamente. Mi fa vedere che ha qualche problema di circolazione. Vedo un po' le caviglie gonfie, quest'uomo. Ok, diamogli un nome anche fittizio, che non significa che si chiami così. Luigi. Luigi. Quindi Luigi è nel cinema. Va bene, entità eteriche, vai. Una volpe, un procione, comunque sempre canidi, tipo merlo nero. Falchi. Perché? Dove? Sì, qualcuno forte. Hai Come? fatto bleh, perché? Non ti piace. Il falconiforme, il merlo? Non mi si presenta, capito, come un qualcosa di ripugnante che può essere classicamente magari la cornacchia, il merlo, come un qualcosa di bello, anche di raro, diciamo così, un bel merlo nero, però. Io ne vedo chiaramente l'interferenza. Zeus e 3DL. Sono dentro o fuori? Sono tutti fuori. Ma entrano e escono o rispetto alla vigna o. E ce ne sono due. Allora, uno più che altro è proprio zona testa, e l'altro è come se fosse un ago con il filo e entra e esce, andando a prenderle le articolazioni. Okay? Come se facesse proprio questo tipo di salto, no? Con il filo, con l'ago, andando da articolazione in articolazione, va a creare un punto così. Mentali. Mi fa vedere un bel tasto. Che si preme on off dietro la testa. Molto grosso come tasto. È un impianto. Sì. Ed è collegato a un'entità eterica o mentale? Allora mi fa vedere Zeus che lo preme e mi fa vedere che è collegato a tutta una serie di rimuginamenti e a entrambe le sue entità mentali. Vediamole queste due entità mentali. Aspetta, che una già mi è scappata, era arrivata. Vediamo, intanto ti dico quella che vedo. Si chiama frittura. Ed è un livello 3, ma a volte 4, dove lei si sente proprio fritta. Fregata. Fregata. Sì. Me lo ricollega molto anche all'immagine che mi ha mostrato all'inizio, no? Fregata, rassegnata, disperata, senza possibilità di uscita.
senza possibilità di riscatto, di All'angolo, riparazione. Sì, topino all'angolo. Adesso mi arriva la scopata, la scopa e mi uccide. C'è un termine inglese che è più chiaro, ma non lo diciamo. Fregata, siamo italiani. Comunque è proprio quello, sì. E Adesso è l'altro un 3 o un 4? In questo istante. 4. Quindi è una 4, ci interessa il presente. Altro? L'altra ha delle analogie con queste ed è qualcosa che è relativo alla durata, tempo sprecato. Mi mostra proprio questa entità mentale che le fa avvertire molto chiaramente la sensazione di avere sprecato tempo, di aver sprecato opportunità, di aver atteso invano che le cose migliorassero, che cambiassero. Quindi come il tempo diventa spesso al centro di tutti i suoi rimpianti. Diventa un pensiero ossessivo il tempo, sia il passato che il presente che il futuro. Tutti questi tre tempi le portano comunque angoscia, a volte rabbia, a volte tristezza. Quindi sono tutte delle considerazioni intorno al tempo. Mai è Che passa. soddisfatta. Sì, mai riesce a trovare un elemento positivo nel passato, nel presente, nel futuro. È proprio scoraggiata da tutti questi tre momenti. Livello è questo? Attualmente io la vedo 7. E il bottone dietro la testa è riferito a quale? Direi decisamente ad entrambe, nonché a tutte le emozioni ovviamente che ne scaturiscono, no? Dal momento in cui ci sono questi pensieri, queste sensazioni, le emozioni sono molto forti, perché vanno da un senso di profonda tristezza che raggiunge la depressione, senso di essere incompresa, profondamente incompresa, frustrazione profonda per la situazione di non comunicazione totale. Ma come funziona l'impianto? Lo schiaccia, cioè chi lo schiaccia quando è giù, quando è attivo, si attivano tutte e due, quando è su e disattivo, si disattivano tutte e due, è sempre Allora, giù. la cosa bizzarra è che non c'è una posizione del tasto in cui la luce sia verde. C'è una posizione in cui è rossa e una posizione in cui è, sai, quel giallo arancione lampeggiante. Quindi non c'è mai uno stato di riposo in cui lei è libera dal condizionamento. Mi sembra giusto, è un impianto fatto per funzionare, non per essere disattivato. Diciamo che l'impianto tasto lo attiva forse la 3 quando è giallo e diventa 4 quando è rosso e la 7 in maniera più o meno grave. Sì, Va così. è così, ma mi fa vedere come sia un tasto proprio generale, come se fosse un interruttore generale, e per cui di fatto crea un'intensità diversa a tutta una serie di problemi. Come se riuscisse a dare un impulso iniziale e poi si propaga a tutta una serie di altre problematiche.
Perché mi fa vedere come nel momento in cui il tasto viene schiacciato più in profondità e diventa rosso, si attivano proprio anche delle risposte fisiche, quindi come se fossero questa fibromialgia, diciamo così, questo dolore articolare intenso. Che sembrano quasi degli spilli, che sembrano quasi delle scariche elettriche. E mi fa vedere come queste si attivano nel momento in cui c'è questa sorta di profondo rimprovero che lei fa a se stessa. Vedo che c'è un irrigidimento delle articolazioni nel momento in cui questo tasto viene premuto, c'è questa sorta di rimprovero verso se stessa, verso le proprie scelte. Lei si sente fritta, quindi senza via di uscita, e sente che questa condizione si propaga in tutte le direzioni, passato, presente e futuro. Quindi crea proprio un effetto domino questo tasto che viene premuto da Zeus. Vabbè, altri impianti. Mi fa vedere come di fatto siano appunto sempre dipendenti da questo tasto dietro la testa. Mi fa vedere come delle placche all'altezza di tutte le articolazioni, spalle, scusami, gomiti, polsi, anche ginocchia, caviglie e tutte le dita dei piedi e delle mani. Senza esclusione di articolazione. E poi una lastra, chiamiamola così, zona, sì, petto torace. Basta. Basta. Sì, mi fa solo vedere che effettivamente nella parte destra queste placche sono più rinforzate. Perché? Mi fa vedere tipo un albero genealogico, mi mostra, no? Il ramo che si dipana verso destra è tutto il ramo maschile, il ramo sinistra è il ramo femminile, come se il ramo a sinistra fosse molto più fragile, molto più debole, molto, non so come dirti, meno influente, fragile e debole in questo senso, meno incisivo. Il ramo di destra è più incisivo, ha inciso di più nella sua vita. E mi fa Importante. vedere tutta la discendenza maschile, fa vedere il padre, il fratello, il marito, che comunque è parte in questo momento nella sua famiglia, il marito precedente deceduto. Come se avessero lasciato una impronta più importante, più forte. Anche perché lei, come attitudine, è più compatibile con l'energia maschile che con l'energia femminile. Lei è molto maschile, molto destra, molto fuoco. Va bene, portale aureo, lo apriamo e chiamiamo la madre, il padre, il fratello, l'ex marito, più tutti i parenti di Lavinia, più tutti quelli che si vogliono presentare da soli. C'è stata proprio come un'attrazione reciproca tra il padre e la figlia, proprio che si sono fusi in un abbraccio. Vedo proprio
che si attivano così, insomma, queste come calamite, ecco. Figlia che è nata senza che il padre potesse vederla, questa figlia, Che quindi un potesse disegno. vedere sì, la nipote. Ah, la figlia, cioè Lavinia. Sì, scusami, certo, Lavinia, sì, viene attratta dall'abbraccio del padre, sì. Quello che mi mostra è proprio come Lavinia che aveva bisogno di fare un altro pezzo con il papà, ma anche il papà aveva bisogno di fare un altro pezzo con la figlia. Hanno sentito che questo legame si è spezzato in maniera prematura per entrambi, nessuno dei due era veramente pronto a questa fine qui. Hanno vissuto altre vite insieme? Guarda qua. Mi fa vedere che sono due colleghe di lavoro che raccolgono delle pesche insieme. Sono giornate lunghissime, faticosissime di lavoro, ma vedo che questa loro amicizia le stempera un po', le rende meno pesanti. Proprio una forte amicizia di grande confidenza. Questo è Ok. importante perché vedo che poi c'è un riscatto, che loro in qualche modo riescono ad acquistare la terra e a diventare loro le proprietarie, di questo grande appezzamento di alberi di pesche. Come vedi la madre? Tutta accartocciata su se stessa e senza comunicazione con il mondo esterno. Me la fa vedere deforme fisicamente e in questa sua deformità si raccoglie tutta in se stessa. Chiude. Si chiude, è completamente, si esclude lei stessa completamente dal mondo, lo vive con grande paura, come una grande minaccia. È spaventata e quindi arrabbiata, violenta. Come vedi il fratello? Mi parla di depressione, mi parla di energie molto basse, mi parla del fatto che fosse arrivato ad un livello davvero troppo basso di energia vitale per poter continuare l'esistenza. Mi fa vedere proprio come si era assottigliato questo strato vitale in lui, fino a un deperimento. Un Come forte vedi calo. l'ex marito? Allora, vedo che proprio ormai si era attuato un processo di distacco. È come se lo vedessi comunque molto lontano da lei già da parecchio tempo. E vedo anche come una sorta, in qualche modo, di risoluzione di quello che c'è stato. Anche se magari non è che ci sia stato il dialogo di confronto per arrivare a questa risoluzione, ma c'è stato, in maniera indiretta c'è stata la risoluzione del rapporto. Ok, una vicca a tutti. La madre si trasforma in una magnolia. Mi fa vedere proprio questa apertura del bellissimo, profumatissimo fiore della magnolia. Questo è bianco e un po' rosa all'interno. Tutta la chiusura che aveva si è trasformata in apertura, in profumo. Però me lo fa vedere come se non fosse in grado di farlo come persona, ma come fiore. Questa è la madre. La madre Padre? è
quello sicuramente su cui ha fatto un maggior effetto la VIC, ma anche perché è come se mi avesse fatto vedere che la consapevolezza e l'intelligenza di Lavinia siano molto collegate, affini alla sua. È più facile per loro comunicare e in un certo senso elevare reciprocamente la loro consapevolezza. Vedo che nel momento in cui lui ha ingerito la VIC, ha avuto maggior beneficio dal fatto di essere abbracciato con la figlia. Il fratello? Così, così. L'ex marito? E sai che l'ex marito me lo fa vedere quasi in un altro pianeta, tanto lontano, piccolo, piccolo, piccolo e molto distante, che vaga. C'è un messaggio che vuole lasciare l'ex marito? Forse no. Sono preso dal mio viaggio. Il fratello? La nostra famiglia ha avuto una vita molto difficile. Io non trovavo le forze dentro di me. A volte sento che tu hai lo stesso tipo di fragilità, ma poi ti riscatti. La prossima vita che ci sarà per me, io sarò molto più forte. Io vedo che la Padre. ringrazia, che le dà la mano. Io vedo che le vuole dare la mano destra. Vedo che le vuole accarezzare il pollice destro. Perché? Forse le fa male il pollice destro. A lei, eh? A lei forse prova dolore al pollice destro, c'è qualcosa che non va al pollice destro. Messaggio del padre. Siamo un po' la stessa persona, non solo per una questione di geni. Ti ho voluto tanto bene e continuo a volertene, anche se non sempre sono riuscita a dimostrartelo. Messaggio della madre. La madre è ancora Magnolia e le dice, annusami. Voglio darti felicità e bellezza in questo modo. Va bene, tutti nel portale aureo. Dimmi quanti altri sono intervenuti e vanno attraverso il portale aureo. Senti, sai che Lavinia ha fatto, secondo me, una lotta abbastanza aspra rispetto ai Cinivac e vedo che molti deceduti per il Cinivac si sono legati a lei con una sorta di riconoscenza. E vedo che sono stati attratti dal portale aureo aperto da lei. E infatti come numero mi dà 731, che sono ben oltre Potrebbe rispetto alla chiamare. sua cerchia. Beh, potevano non cinivaccarsi, facevano prima, no? Ognuno fa le sue scelte. Bene, lo chiudiamo. Vediamo in rapida sequenza un po' di cause esoteriche. Causa esoterica della stanchezza.
Questo bottone che non ha la luce verde, non ce l'ha mai. Inquietudine al petto. Abbiamo visto questa lastra. E io vedo che in alcuni momenti schiaccia ancora di più, quando il tasto diventa rosso. Vuoti di memoria. Non c'è mai riposo per questa testa, né nei pensieri né nelle emozioni. E questo rende troppo affaticata, complessivamente le sue facoltà mentali, quindi la memoria ne risente. E poi ti devo dire anche una cosa, lei ha anche la forte paura dell'Alzheimer della madre. Questo suo vuoto di memoria è, come hai capito, realizzare questa paura. Mente che lavora sempre, tanta teoria, no pratica. Allora, questa è anche un po' una falsa credenza che lei ha su di sé. Lei crede di essere molto teorica e non pratica. Non è esattamente così. Le basta davvero poco, un piccolo scatto e la teoria e la pratica sono lì pronte per fondersi insieme. Va bene. Dolori muscolari e articolari. Tutte queste ampianti placche che abbiamo visto, e poi molto questo suo vissuto emotivo, di rimprovero di sé, delle proprie scelte, di insoddisfazione per le scelte fatte nella vita, e rigidità nei confronti anzitutto di se stessa, ma devo dire anche un po' degli altri, difficoltà ad accettare le scelte degli altri. Cataratta a entrambi gli occhi. È come se fosse un velo di tristezza profonda. Le vela la vista, come se fosse quasi un pianto costante, non espresso. Problemi col muco nasali. Allora, non vedo esattamente una causa esoterica, mi dice di tenere più pulito il setto, lavaggi nasali, acqua di mare, mi dice mare. Lei è, diciamo così, in zona lago, però mi dice il mare le farebbe bene. Acqua sale. Oh sì, però in realtà io la vedo passeggiare il riva al mare. Che ama, Come se avessi bisogno ok. di cambiare aria. Schiena. Allora, qua mi fa vedere delle notti tormentate, sai? Mi fa vedere lei sul letto che si rigira e si sente quasi anche pugnalata alle spalle. E mi fa vedere questi lipomi anche alla schiena, quasi come se fossero l'effetto di queste pugnalate. È sempre comunque legata a un'insofferenza, sofferenza per le I pomi scelte, per la sono le impugna. I situazione. pomi sono le Scusami. pugnalate. I pomi sono le pugnalate. Sì. Dimagrimento. C'è troppo stress complessivo. Sfinimento, lei è sfibrata proprio. Perché? Sfibrata da questi. Cimbac? Cioè, i Cimbac uno non se li fa e poi basta. No. Gli altri fanno quello che vogliono. Non ci si deve preoccupare, poverini, qua, là, su e giù. Sono loro scelte ed è sacrosanto che loro facciano le loro scelte. Si stanno suicidando, cazzi loro. È la loro Sì, ma scelta, infatti il punto. problema di base è che lei ha difficoltà e rigidità nelle proprie scelte, nelle proprie decisioni di vita,
ed è proprio così, come dentro, così fuori, e altrettanta rigidità ce l'ha rispetto alle scelte degli altri. Nel momento in cui, a fine sessione, noi ammorbidiamo tutto questo, quindi lei riesce ad accettare meglio tutto quello che è stato il suo percorso di vita, anche nei suoi errori, anche nei suoi intoppi, anche nei suoi momenti di stallo, riuscirà ad accettare più facilmente anche le scelte degli altri, anche se discordano con le sue. Insonnia. Eh beh, mi sembra abbastanza chiaro. Non, questo tasto proprio non la fa mai stare tranquilla. E anzi, poi la notte è proprio momento per qualunque tipo di rimuginamento. Dispiacere per come ha condotto il passato, ansia e senso di vuoto per il futuro, il presente che le crea frustrazione e l'esterno che la delude in continuazione. Di notte pensa tutto questo, vive tutto questo su di Immagina. sé e sul corpo, lo vive nella mente e nel corpo. Va bene, c'è poi il solito punto relativo alla figlia, al matrimonio difficile, alle amiche, agli altri. In realtà la sessione di ipnosi esoterica infinitum è per se stessi. I motivi possono essere molteplici e in ogni caso noi non ci si può fare niente. Il marito ha il suo percorso, la figlia ha il suo percorso, le amiche hanno il suo percorso. In generale, come dire, non andare d'accordo con nessuno, ecco, questo potrebbe essere il riassunto di questo punto, ha una causa esoterica. Ma mi fa vedere lei. Allora, come una sorta di Giovanna d'Arco, paladina della giustizia, laddove però ha estremizzato questo concetto. Quindi, benché sia partita da un buon presupposto, che è quello di portare verità, quello di portare giustizia, l'ha però portato al parossismo, no? Portato proprio all'estremo. E facendo così, si è lei stessa creata questa cinta muraria, si è creata lei stessa questo isolamento. Tutti fuori da questa cinta muraria, lei che non riesce a comunicare con nessuno. Lei che non riesce a condividere qualcosa di buono con nessuno. Quindi la vedo questo, come una sorta di incarnazione di una Giovanna d'Arco, di portatrice di giustizia, ma è andata un po' oltre questo concetto, questo valore. E Perché ha comunque gli scelto questo estremi non sono marito? mai buoni. Perché ha scelto il pescatore? Che può avere i difetti che vuole, ma l'ha scelto lei. Mi fa vedere che a fronte di questo suo piglio, che è anche molto maschile, di forza, c'è anche un senso sepolto di indegnità, di non essere degna Di chi? Della fiamma. di non essere degna della fiamma. Di non essere degna di una realizzazione nella vita, di non essere degna di rapporti belli, fecondi, di scambi proficui. Provoco, se potessimo prendere tutta l'energia che Lavinia ha profuso inutilmente nel cercare di convincere le pecore a non cinivaccarsi e l'avesse messa nella ricerca sana e serena della fiamma, che evidentemente esiste, ma lei non se n'è ancora accorta, esiste etericamente, però non è una fiamma grezza in mezzo a altre 2, 3, 4, 5, è una fatta e finita, pronta, che l'attende, l'avrebbe incontrata? Allora, la cosa adesso che lei mi ha detto è che ho sprecato su molti fronti la mia vita,
Non volevo che anche gli altri la sprecassero per altre ragioni. Il mio livello di sconforto è tale che non riesco neanche a concepire che nella mia vita possa entrare una cosa così bella come la fiamma. Mi è più facile concepire che gli altri si possano realizzare. Per me è tardi, mi parla di nuovo del tempo. Per me è tardi, ho sprecato il mio tempo. Quindi si continua a sprecare, cercando di convincere la gente a non cinivaccarsi. Tra l'altro io ho conosciuto persone che alcune si sono poi cinivaccate, altre quasi si cinivaccavano, proprio infilandosi nel percorso di convincimento, no, del prossimo. Perché poi magari tu non guardi la televisione, ma gli altri sì, iniziano a indottrinarti di quello che ti dice Mentana e tutti gli altri, no? E vabbè, ma tanto, ma prima o poi, ma no? Quindi a maggior ragione è veramente tempo sprecato. Uno, ascolta se stesso. Lo voglio fare? No, fine, basta. Perché poi è tutto relativo a noi stessi, è tutto un percorso personale. Lo faccio? No, basta. Butta lì un paio di informazioni ai cari, non la seguono, cazzi loro, fine. Loro scelta, non cazzi loro. Loro sacrosanta scelta rispettata. Che sia una figlia, un figlio, un nipote, sono fatti suoi, non è pronto, fine. Severo, sì, severo, ma è così. È solo tempo sprecato, questa è la dimostrazione. Mentre tu parlavi, mi fa vedere come questo archetipo di Giovanna d'Arco aveva sotto l'elmo i capelli molto corti. Mentre tu parlavi, questi capelli diventavano più lunghi. È come se nel frattempo Lavinia prendesse la consapevolezza di voler lasciare più spazio alla propria femminilità, di smetterla di combattere in questa maniera, che poi è anche un po' un combattere ovviamente contro i mulini a vento, no? Come giustamente hai fatto notare tu. Mi fa vedere lei che si scioglie i capelli, mi fa vedere che se li tinge, tipo, se li sistema, ecco, in qualche modo, e che realizza maggiormente la sua femminilità esteriore ed interiore. Deponendo queste armi nella loro parte inutile, quindi creando una maggiore integrazione tra sì la sua parte maschile che vuole combattere, portare equilibrio, portare luce, verità e giustizia, ma anche maggiormente un equilibrio con la parte femminile in cui dedica più tempo a se stessa. E vedo che irradia, non so come dirti, un amore materno a se stessa. Ah, vabbè. È il momento di Lavinia, per Lavinia di andare al suo cluster. Se ha intenzione di dare un colpo di timone a tutta questa storia. Vuole? Sì, mi porta in un cluster che è a metà tra un cimitero. E un campo in cui sono infilzate delle spade. Ci sono un po' di lapidi e un po' di spade infilzate. Portale definitivo, via tutto. Fa proprio un fagotto in cui sistema tutto dentro, lo chiude il fagotto. E lo butta proprio con gran forza dentro il portale definitivo, sbatte la porta del portale, chiude. L'ad eternum vedo che nasce dai suoi capelli, dal finale dei suoi capelli, che è leggermente ondulato, un po' un riccio, un boccolo, da lì si sviluppa l'ad eternum, tipo spirale. È forte. Sì, molto. Io adesso la vedo sorridente, tra l'altro lei ha un sorriso meraviglioso.
Infatti ti stavo per L'ho chiedere notato come subito. la vedi già cambiata. Sì, è già cambiato. E tra l'altro mi fa vedere la pelle diventata più rosea. Sembra più in salute, più femminile, più rivitalizzata, ecco. Perfetto. Avatar. L'avatar me lo collega a qualcosa di militare, però tanto è rimasto solamente il cappello militare, un berretto verde con dei gradi. Solo quello era rimasto. E ovviamente lei butta tutto nel portale definitivo. Con molta scioltezza questo lo fa. I Anche qui un ad eternum. capelli sempre più lunghi diventano. Ad ogni azione di pulizia diventano più lunghi i suoi capelli. Invidia. Dieci centimetri non me D'argento. li regala? No. Ad eternum anche Sansone. qua? Esatto. Sì. Due Nuova vibrazione. 115 miliardi. Nuova, però, nuova consapevolezza. 248%. PS. 59%. Vite. 906. Cervello. 12. Oh. 12 e 3. Ciao. Mazza. Tanto, tanto, tanto. Lei è una donna molto, molto in gamba. Non ti chiedo neanche se c'è ancora qualcosa perché non c'è quasi mai, cioè non c'è mai più nulla. Messaggio della PS, molto importante, in quanto lei vuole consigli dalla PS, vuole capire come mettersi in contatto con la PS, vuole sapere se a volte quelle intuizioni sono la PS oppure no, se quei sogni sono la PS oppure no. Messaggio della PS relativo a tutto questo. Io e te siamo già in profondo contatto. Molti pensieri ed emozioni sentirai nel giro di pochi giorni trasformarsi e dissolversi. E ancora di più comunicheremo l'una con l'altra. Metti le tue mani a bagno. Fai una manicure. E ascoltami. Ti mostra lei circondata proprio da una serie di fiori. In fondo c'è la magnolia, che è proprio legata alla madre. Mi fa vedere anche che sbocciano dei fiori in corrispondenza delle sue articolazioni. E al centro del petto. E dov'è Non fa Luigi? Dov'è vedere che toglie gli occhiali. Luigi? Luigi mi dice: posso essere un caro amico per lei? E tra noi ci può essere una corrispondenza molto profonda, molto intima, interessante. Lasciami spazio. Vedo che con il bastone, perché lui prende il bastone, si è fatto più avanti. Prima era abbastanza in fondo, rispetto al cinema. Vedo che è venuto in seconda fila. Va bene, lei come la vedi? Radiosa. Molto più Radiosa. giovane. Il lato destro è ancora diverso dal lato sinistro? Interferito no, perché non c'è più nulla. Ma più suscettibile, più. Lo mostra azzurrino, cristallino, come ripulito. Ok. Cosa fare ora?
Parti dalle cose pratiche. Manicure, pedicure, capelli. Aggiusta in casa le cose che vuoi aggiustare. E mentre le aggiusti, comprenderai come aggiustare la tua vita. Sei molto vicina dal poterlo fare. E lo farai, lo faremo insieme. Dice la PS e anche la PE. PE è anche molto protagonista della sua vita. Come? Una forte complicità tra PS e PE per riuscire a realizzare concretamente quelle che sono le spinte sue più profonde. Io continuo a vedere il mare. Forse lei farà un soggiorno al mare e da lì nasceranno altre cose, dei progetti, delle consapevolezze che avranno dei risvolti pratici importanti. Va bene, Monica, abbiamo finito. Si porta a tornare? Sì.